una gallina per assicurarsi tutto l'anno uova fresche prodotte in modo sano, collaborando anche al percorso di inclusione di ragazzi con disabilità. Accade nelle campagne di Toscanella di Dozza, vicino alla via Emilia tra Bologna e Imola, dove la cooperativa Secop ha dato vita al pollaio sociale, primo nel suo genere in Italia. Il progetto nasce 4 anni fa, il primo pollaio, e dall'idea di un operatore che era qua. E quindi realizziamo il primo pollaio con circa 35 galline. La finalità ovviamente è quella di conciliare l'aspetto anche green, se vogliamo, perché le nostre galline mangiano un mangime naturale, hanno possibilità di rassolare all'altalena e tutto, a quello della, diciamo, dell'aspetto dell'inclusione, dell'integrazione, quindi sociale, perché si trova all'interno di un centro occupazionale per ragazzi con disabilità cognitiva. E i ragazzi seguono tutte quelle che sono le fasi di accudimento, sia delle galline ma anche di quello che è il pollaio. Attualmente quante galline avete? Ormai sono quasi tutte adottate. Attualmente ne abbiamo 70, perché ad aprile di quest'anno abbiamo realizzato il secondo pollaio, proprio perché le richieste erano numerose. Poi sì, praticamente siamo arrivati quasi alla fine delle adozioni, e quindi quasi tutte le nostre 70 galline hanno comunque un padrone che viene a ritirare le uova ogni settimana. L'altra finalità di questo progetto sperimentale è quella di replicare il nostro progetto, appunto, presso cooperative sociali, associazioni o altri enti che vogliono comunque fare un'esperienza simile. Il primo pollaio che è stato comunque replicato si trova in un'azienda agricola sulle colline bolognesi che si chiama Dulcamara, e quindi ci auspichiamo che questa cosa qui possa in qualche modo evolversi ed espandersi anche in tutte le parti d'Italia.